Se il paese sta male e in alcuni suoi distretti è quasi in ginocchio, Parma sicuramente non sta bene. Questa è una città che giusto negli anni della recessione è arrivata alla resa dei conti con il proprio recente passato, un quindicennio di politica spettacolo e di finanza creativa, di gestione della cosa pubblica che dietro i lustrini nascondeva la sua arrogante finalizzazione all'interesse personale o di ristretti gruppi di potere. Una città nella quale sarebbe dunque necessario, per prima cosa, ricostruire un'etica pubblica, un terreno comune condiviso di valori, ma pare che nessuno abbia ancora trovato il tempo per farlo. Il bilancio finale del 2013 ci consegna un dato di disoccupazione al 7,7% e la disoccupazione giovanile staziona intorno al 20%. Abbiamo chiuso l'ultimo anno con quasi 17.000 disoccupati e con un ricorso record agli ammortizzatori sociali. Compresa quella in deroga, arriviamo a 5.853.000 ore di cassa integrazione autorizzate, con un incremento del 30% rispetto all'anno precedente. Abbiamo chiuso con un nuovo aumento della disoccupazione femminile, con un nuovo aumento del ricorso al part-time involontario per evitare la perdita del posto di lavoro, con una crisi che oltre a non mollare la presa nei settori già falcidiati, l'edilizia, la meccanica specializzata, il tessile, la grafica, il distretto termale e quello delle ceramiche, sta diventando profonda nel terziario e sta iniziando a mordere anche nella grande distribuzione. Settori che almeno fino al 2012 avevano retto e costituito anzi un polmone di ricollocazione della manodopera in uscita dai comparti industriali. E persino il settore dell'agroalimentare, cuore pulsante della Food Valley, nell'ultimo scorcio non è rimasto immune dai danni della recessione. Assistiamo a un continuo incremento della disoccupazione nella fascia di popolazione che supera i 40 anni, e all'enorme difficoltà a rioccuparsi di queste persone. E questo dato rischia di consegnarci un'intera generazione ai margini della produzione e con pochissime speranze in un futuro migliore. Anche laddove ci sono timidissimi segnali di ripresa della produzione, questa avviene senza crescita dell'occupazione. L'elenco delle aziende investite in pieno o lambite da processi di ristrutturazione comincia a essere fin troppo nutrito, e riguarda tanto le multinazionali insediate nel nostro territorio, quanto le aziende di solida tradizione familiare. Palitalia, Greci, Sidel, CFT, Plasmon, Pandea, Copador, Immobilhouse, Finquoghi, Tradeco, solo per citare i casi più recenti ed eclatanti e senza nessuna presunzione di completezza, ma anche realtà che forse mai avremmo pensato di citare in questo elenco. La Banca Monte, la città di Parma, il gruppo Gazzetta Radio TV Parma. Per quest'anno si prevede di rimanere, se va bene, allo stesso livello di disoccupazione del 2013 o con un dato in lieve incremento. Dico se va bene perché il massiccio ricorso al lavoro somministrato negli anni passati, legato alle incertezze della produzione, rischia di farci scoppiare in mano un problema di disoccupazione di massa, quando tutti questi lavoratori somministrati, che non hanno un datore di lavoro stabile, finiranno i 36 mesi di contratto. La sintesi è quasi brutale. Mentre le madri e i padri perdono il lavoro, i figli non lo trovano. Questo scenario richiede e impone soluzioni all'altezza, istituzioni all'altezza di un momento così delicato e capaci di fare sintesi. La lunga gestazione del percorso di riordino istituzionale, definito dai vari provvedimenti legislativi nazionali e regionali, ma non ancora completato, rischia di impattare negativamente sulla gestione della crisi se non arriviamo rapidamente a qualche approdo solido e soprattutto a una definizione certa delle competenze in materia di mercato del lavoro e in materia di tutela dell'occupazione. Non è però nostro costume scaricare sugli altri il tentativo di risolvere problemi così complessi, nemmeno se questi altri sono le massime istituzioni del territorio. Crediamo che fasi storiche così delicate richiedano anzi l'esercizio di responsabilità ampie e condivise. Per questo, fin da giugno dello scorso anno, abbiamo lanciato un appello pubblico a tutti coloro che hanno a cuore le sorti di Parma e del suo territorio, all'insegna della ricerca di percorsi alti di coesione sociale.
Quest'appello lo abbiamo declinato in 5-6 filoni di intervento piuttosto concreti, che a nostro avviso potevano e possono costituire altrettanti temi intorno ai quali far ripartire lo sviluppo locale prima che sia troppo tardi. Li richiamo brevemente. Ribadire con forza il perimetro industriale e produttivo di questo territorio, salvaguardandone il know-how e le eccellenze e le lunghe esperienze contrattuali che hanno saputo coniugare diritti del lavoro, qualità del prodotto e competitività di impresa. Gestire l'emergenza abbandonando il ricorso ad automatismi di fuoriuscita, facendo leva invece su contratti di solidarietà ed altre forme conservative del rapporto di lavoro. Richiamare le nostre imprese alla funzione sociale prevista dalla Costituzione e alla dimensione etica che sempre più assume valore sui mercati internazionali. Porre le fondamenta di un nuovo modello di sviluppo locale che abbandoni il consumo di territorio e faccia anzi del suo ripristino e della sua messa in sicurezza un'occasione di buona occupazione. Richiamare il sistema pubblico a un forte ruolo di programmazione di quel modello di sviluppo. Costruire un modello contrattuale inclusivo, capace di dare una risposta all'emergenza occupazionale e reddituale. Individuare le risorse pubbliche e private che possono essere messe in campo per sostenere la rinascita economica e produttiva del territorio. Sono temi che consegniamo alla riflessione delle istituzioni e delle forze sociali, senza nessuna pretesa di completezza, senza presunzione di avere ricette miracolose che nessuno in questo momento ha in tasca, ma che potrebbero costituire un terreno utile al recupero di un forte ruolo dei sistemi di rappresentanza, che da lungo tempo attraversano a loro volta una crisi profonda e che in alcuni casi si sono sbriciolati. Temi che potrebbero essere occasione per la costituzione di un comitato territoriale per il lavoro, animato da istituzioni locali, università, sindacati confederali, rappresentanze datoriali e aperto al contributo di associazioni di volontariato e terzo settore, in grado di raccogliere idee e progetti per alimentare un percorso di costruzione dal basso di una nuova identità economica del territorio. Alcuni passi in questa direzione sono già stati fatti o sono in corso, ad esempio l'accordo provinciale per il lavoro e lo sviluppo, ma adesso occorre alzare ulteriormente il tiro e fare sistema, o adesso o mai più. Siamo consapevoli che nella morsa della crisi e nelle profonde trasformazioni sociali che sta producendo, la nostra attenzione ai temi dello Stato sociale deve essere massima e prioritaria e che il sindacato confederale deve porsi quale soggetto promotore di un nuovo welfare locale, a partire da una certezza. Il nostro sistema di servizi pubblici e i lavoratori che vi operano, siano essi pubblici o privati, vanno preservati da ogni attacco. Così come ci è chiaro che l'innovazione va costruita partendo da una più attenta e puntuale analisi dei bisogni rappresentati dai cittadini, che metta al centro i servizi alla persona, che conferisca allo Stato sociale una struttura inclusiva e aperta, in grado di superare i modelli meramente risarcitori. Credo che in questa direzione, insieme a CISL e UIL, abbiamo recentemente conseguito alcuni risultati che mi permetto di consegnare alla platea congressuale. Innanzitutto la sottoscrizione del protocollo di intenti con azienda USL e azienda ospedaliera universitaria, che contiene gli impegni della sanità provinciale e riafferma le caratteristiche fondamentali della nostra sanità. Un protocollo che certo non risolve tutti i problemi sul tappeto, ma che offre una cornice politica rispettabilissima a tutela della sanità pubblica, della quale possiamo chiedere conto, anzi ne abbiamo già chiesto conto, per esempio per quanto riguarda l'ospedale di Borgotaro. Il percorso di integrazione fra le due aziende sanitarie, il mantenimento del livello e della qualità delle prestazioni, la compartecipazione delle strutture private alle strategie di efficientamento. E poi, più recentemente, il rilancio della contrattazione sociale, con la quale abbiamo voluto fotografare i bisogni sociali del nostro territorio e proporre alle istituzioni le priorità di intervento, e che ha colto un frutto importante nella sottoscrizione del protocollo d'intesa sulle relazioni sindacali confederali con il Comune di Parma. Uno strumento che ci consente di entrare nel merito delle politiche sociali, fiscali, tariffarie, sugli anziani, di sviluppo economico e territoriale, di gestione dei servizi pubblici, di educazione e formazione,
che ci consente di discutere le azioni per la legalità e le ricadute del riordino istituzionale, uno strumento che esplicitamente riconosce il sindacato confederale come interlocutore delle istituzioni e soggetto fortemente rappresentativo di interessi diffusi nella società, e che ne riconosce anche l'autonomia di proposta e di posizionamento. Ecco l'autonomia declinata nel concreto. Sicuro non è abbastanza neanche per smettere di litigare con il Comune di Parma. Dobbiamo fare ancora tante cose. Tenere alta l'attenzione sulle politiche per l'infanzia e i servizi educativi, snodo fondamentale per l'incontro e lo scambio culturale in una società complessa e multietnica, e per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro. Tenere alta l'attenzione sulle politiche per i disabili, all'insegna dell'integrazione, dell'autonomia, dei percorsi partecipativi, discorso che abbiamo avuto il merito di riaprire poche settimane fa. Tenere alta l'attenzione sulle politiche delle reti e dei servizi pubblici locali, che erogano servizi altamente strategici per la comunità e per il tessuto produttivo. Tenere alta l'attenzione sul trasporto pubblico, che è un pezzo del welfare locale, perché collega direttamente servizi e lavoro, e che ha bisogno, così come le reti, di una forte governance pubblica. L'assetto del welfare locale è determinante nel contrastare le povertà vecchie e quelle nuove generate dalla crisi, ma non è esaustivo. Quello del contrasto alla povertà diventa per noi un tema centrale, perché la povertà vera non è più qualcosa che osserviamo di fianco a noi, che è fuori dalle nostre stanze. Con la crisi la povertà ci è entrata in casa, ha colpito la carne viva della nostra rappresentanza. Per questo ci siamo attivati, fin dall'inizio del 2013, in stretta sinergia con la provincia, che su questo devo dire ha svolto un lavoro encomiabile, per allargare la base e i contenuti dell'anticipazione sociale, coinvolgendo i principali istituti di credito del territorio e affermando il principio di cittadinanza del lavoratore, non dell'impresa. Per questo abbiamo attivato dentro la nostra sede, grazie all'Associazione Ricrediti, uno sportello di microcredito per i lavoratori e i pensionati non bancabili, per chi non riesce più a far fronte alle spese quotidiane, per chi ha un piccolo progetto di lavoro e non riesce a farlo decollare perché non ha le risorse minime. Uno sportello al quale si sono già rivolte una cinquantina di persone e che ha già dato risposta a 15 casi, dei quali 5 hanno già avuto accesso al finanziamento e 10 sono in attesa dello sblocco delle risorse da parte di Cariparma. Siamo poi consapevoli che il contrasto alla povertà non lo possiamo promuovere da soli, che è necessario attingere alle tante risorse diffuse e allo spirito solidale di questo territorio, alla fitta rete associativa di movimenti che sono sul pezzo. E quindi stiamo promuovendo, insieme ad altri, un tavolo allargato sulle emergenze sociali, a partire dalle tariffe, e riteniamo giunto il momento di riattivare quel tavolo delle povertà che a suo tempo aveva riscosso ampie adesioni. Il ragionamento sul contrasto alla povertà mi consente di declinare anche l'impegno più complessivo che assumiamo per i prossimi 4 anni di promuovere una responsabilità sociale diffusa. Innanzitutto la chiediamo alle imprese, la pretendiamo dentro i luoghi di lavoro. La sua prima declinazione è una rinnovata sensibilità ai temi per noi primari della sicurezza sul lavoro, dell'attenzione alle persone svantaggiate, dell'attenzione a chi vede fortemente menomate le proprie capacità lavorative. Tutti i temi che in tempo di crisi hanno rischiato e rischiano di entrare tra gli elementi di competitività e che pertanto in molti casi hanno visto mettere in discussione le giuste attenzioni e gli investimenti dedicati. La sua declinazione più ampia però è il rilancio a tutto tondo del tema della legalità, nelle sue varie sfumature. Legalità economica, legalità produttiva, legalità salariale e contributiva. Discorsi che non possono prescindere da un costante monitoraggio e dalla promozione di sinergie molto ampie intorno a quella che ormai da tempo è la principale fonte di irregolarità e di illegalità del mondo del lavoro, che è il sistema degli appalti. Su questo dobbiamo riconoscere che significativi passi in avanti sono stati fatti attraverso i vari osservatori, tavoli di coordinamento, protocolli che hanno visto coinvolte tutte le istituzioni, ma è necessario alzare ulteriormente il tiro perché la posta in gioco è importantissima. E io credo che proprio dal sistema degli appalti pubblici
debba arrivare una prima forte accelerata. Appalti e lavori pubblici rappresentano nella vita di una comunità un importante momento di scelta e di espressione organizzativa a supporto dello sviluppo sociale ed economico, di risposta ad aspettative della comunità locale, di impegno di risorse finanziarie e di beni collettivi. Sarebbe importante che da lì partisse un chiaro messaggio nella direzione del dare cittadinanza solo agli appaltatori fortemente impegnati in percorsi di certificazione etica o comunque di spiccata responsabilità sociale. Sarebbe un traino forse per tutta l'economia locale ed è un tema sul quale non rinunceremo a batterci, anche insieme a quella parte di società civile, di associazionismo, e penso a Libera prima di tutto, che di questo impegno ha fatto la propria ragione sociale. Così come, compagni e compagni, non rinunceremo a batterci per i diritti delle giovani generazioni, con attenzione non solo ai giovani lavoratori, ai quali sono rivolti in primo luogo i nostri sforzi nella direzione di una contrattazione inclusiva, ma a tutta la platea del mondo giovanile e studentesco, dei bisogni che da esso emergono, dei diritti che esso rivendica, quello alla casa, quello alla formazione permanente, quello al sostegno ai propri progetti di vita. Lo dicevo all'inizio della mia relazione, oggi non siamo qui per caso, siamo venuti per scelta precisa, e ancora ne ringrazio il magnifico rettore, nei luoghi dove le nuove generazioni preparano il proprio futuro e auspicabilmente il futuro della nostra comunità. Parma è una città universitaria che ospita poco meno di 30.000 studenti e che dunque ha il dovere primario di attrezzarsi con un welfare studentesco all'altezza, con un sistema efficiente di trasporti, di mense, di luoghi della cultura. Anche noi abbiamo bisogno di rilanciare la nostra azione. Lo stiamo facendo dando nuova linfa al nostro gruppo giovani e rinsaldando i rapporti con le associazioni giovanili e studentesche, a partire dall'UDU, che ringrazio per essere presente ai nostri lavori e che saluto con affetto. Lo stiamo facendo anche rinnovando il nostro modo di comunicare, un aspetto sul quale tornerò e sul quale stanno lavorando e producendo risultati anche i nostri giovani funzionari e delegati. C'è poi un altro segmento della società sul quale la nostra stessa composizione ci impone di non abbassare la guardia. Tutte le analisi demografiche e sociali indicano che non è più possibile pensare al fenomeno migratorio come a un fatto di tipo transitorio. Siamo di fronte a una definitiva trasformazione della struttura sociale anche nel nostro territorio, che conta più di 60.000 residenti stranieri, dei quali quasi 8.000 sono nostri iscritti. Questi numeri ci dicono che il 13% degli stranieri presenti sul territorio di Parma sono iscritti alla CGIL e se li incrociamo con i dati del tesseramento realizziamo che il 10,5% dei nostri iscritti e il 22% se ci limitiamo ai lavoratori attivi sono cittadini di altri paesi. Nonostante la crisi che li ha colpiti prima e più degli altri in termini occupazionali abbia certamente indotto molti ad abbandonare il nostro territorio. Se la cosa non suonasse irrispettosa nei confronti delle tante associazioni di stranieri, alle quali invece portiamo il massimo rispetto, potremmo dire di essere la più numerosa associazione multietnica di Parma e provincia. Esattamente un anno fa abbiamo tenuto la nostra conferenza provinciale dei migranti, che ha posto le basi di un rinnovato impegno del coordinamento migranti, ridefinendolo nei suoi contenuti politici e nella sua composizione. Abbiamo avviato il progetto Non più stranieri, finalizzato al superamento delle forme residue di ghettizzazione che ancora caratterizzano il nostro modo di affrontare i diritti di immigrati e migranti. A giorni inizierà il proprio impegno quotidiano in CGIL il primo funzionario sindacale africano della nostra Camera del Lavoro e ne approfitto per fargli gli auguri. Continueremo il nostro impegno rivendicando un approccio organico alle politiche per le seconde generazioni, che sono ormai parte imprescindibile del nostro tessuto sociale, contribuendo a contrastare e modificare una strumentazione legislativa nazionale sostanzialmente punitiva, lavorando su accoglienza e inclusione, definendo appositi momenti di confronto per sperimentazioni nel riconoscimento di diritti civili e politici. Siamo dunque, care compagne e cari compagni,
un'organizzazione di tante donne e di tanti uomini. Abbiamo chiuso il tesseramento 2013 con 75.082 iscritti, altro che burocrazia, altro che casta. Siamo un'organizzazione in cui tanti delegati spendono il proprio tempo per i colleghi anche fuori dall'orario di lavoro, in cui tanti sindacalisti lavorano dal mattino presto alla sera tardi per stare accanto ai lavoratori in difficoltà e per difendere uno a uno i posti di lavoro. I quasi 6 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate che dicevo all'inizio sono tutte frutto di accordi sindacali e riconosciamo ogni tanto il lavoro che facciamo. In cui tanti pensionati tengono aperte le leghe e danno risposte agli anziani e li sostengono in tutto ciò di cui hanno bisogno, sottraendo tempo alle proprie famiglie, ai propri figli, ai propri nipoti. Questa è la CGIL che io conosco, un enorme concentrato di solidarietà e di generosità. E chi ci vede come una casta vuol dire che non sa chi siamo. Siamo un'organizzazione attenta alle sensibilità di genere. Un'attenzione oggi più che mai necessaria nel momento in cui la società italiana arretra pericolosamente verso una cultura del possesso e dei rapporti di forza nelle relazioni fra donne e uomini. Per questo continua il nostro impegno attraverso l'autonoma elaborazione del coordinamento femminile, ma col sostegno di tutta la Camera del Lavoro, per una straordinaria campagna di sensibilizzazione sui fenomeni di violenza e sopraffazione e per l'elaborazione di codici di comportamento conseguenti sui luoghi di lavoro. Siamo un'organizzazione capillare diffusa sul territorio, che oltre alla sede centrale di via Confalonieri e a quella nuova di via Casabianca, conta 4 camere del lavoro di zona, 10 leghe dei pensionati in città, 34 in tutta la provincia, 38 piccole camere del lavoro in provincia, 2 salette nei presidi sanitari. Ed è grazie al lavoro egregio di tutte queste realtà che abbiamo tenuto dal 2007 a oggi. Siamo un'organizzazione che vuole liberare la pluralità di idee, non la vuole ingabbiare nei recinti, che vuole liberare le energie e le risorse nuove, che vuole favorire una confederalità allargata, alimentata da un proficuo interscambio tra categorie, confederazione e intelligenza diffusa, nella convinzione che solo la collaborazione e l'intreccio di esperienze, maturate nei diversi livelli, dai luoghi di lavoro alle categorie, alla confederazione, possano rappresentare quel valore aggiunto che caratterizza la CGIL e la sua storia. Siamo un'organizzazione che vuole essere sempre più aperta. Per questo abbiamo lavorato e stiamo lavorando sui modelli comunicativi, trasformando di fatto l'ufficio stampa in ufficio stampa e comunicazione, istituendo un apposito coordinamento intercategoriale, rinnovando la veste e i contenuti del nostro sito istituzionale, potenziando tutti i canali social a partire da Facebook, avviando i primi esperimenti di web TV e nuovi modi di spiegare il sindacato alle giovani generazioni, di cui domani presenteremo l'anteprima. Si è dunque avviato un percorso di trasformazione del linguaggio, immettendo la Camera del Lavoro nei luoghi in cui sempre più si sviluppa il dibattito quotidiano e rendendo sempre più trasparente tutta l'attività del sindacato. E in questa organizzazione importanza strategica fondamentale, ovviamente, riveste anche il nostro sistema servizi. Patronato, fisco, vertenze, successioni, colfe badanti, danno biologico, mobbing, lo stesso servizio informatico. I servizi oggi non sono un orpello della Camera del Lavoro, né una mera appendice burocratica. Sono strumento essenziale per cogliere e soddisfare i nuovi bisogni sociali e sono punto di sutura insostituibile della rappresentanza e tutela collettiva con la tutela individuale di lavoratori e pensionati. Il grande apprezzamento riscosso e i risultati colti dalla nuova sede di Parma Est, che si aggiungono ai risultati consolidati di tutte le altre sedi, ne sono la riprova, dove offriamo servizi, aggreghiamo lavoratori e pensionati. L'impegno che oggi assumiamo come CGIL di Parma è quello di lavorare a una sempre maggiore integrazione fra struttura sindacale e sistema servizi, fra categorie e servizi, che parta dalla condivisione dei problemi e dall'attivazione di percorsi e progetti che possano cogliere bisogni specifici, migliorare la tutela di lavoratori e pensionati e incrementare il proselitismo.